E a questo punto mi devo rifare tutta la strada dei kamikaze qua che mi rotoleranno sopra. Eccoli là. Vai! Il Cirque du Soleil. Adesso dobbiamo riscendere dove eravamo prima a questo punto, lanciandoci all'avventura. A questo punto io credo... Aspetta, ho preso una lanterna prima, giusto? Fammi vedere un po'. Questa lanterna illumina la tomba di Giga... Ok, perfetto. Non mi serviva sapere altro. Probabilmente ci lascerò le penne perché non avendo uno scudo sarà un bel casino. Però onestamente già vedere dove cazzo sto andando è un bel passo in avanti. Direi che è tutto molto più semplice così. O almeno... Se From non... ecco. Sto per dire, se From non fa la stronza... Ah vabbè, lì bisciotto, dai, non è grave, non è grave. Uno scheletro impazzito, c'è cioè una gabbia toracica che gioca a fare il... Che balla il twist. Ah, quella è Isolate. Bella. Il level design di questo di Dark Souls 1 è veramente qualcosa di meraviglioso. Meraviglioso. E proseguiamo. Già finito. Stavo divertendo. Aia. Minchia. Siete due, siete due. Questo è un problema. Io cosa sto facendo? Perché? Madonna, sono vivo come? Sono vivo come, però io adesso devo scappare perché se no finisce a schifio. Merda. Vicolo cieco. Tutto molto intelligente. Ok, ce l'ho fatta. Ho evitato il peggio falò. Subito falò, non mi interessa niente del mondo, della vita, dell'universo e tutto quanto. Appicciamo sto cazzo di falò. E soprattutto, visto che ha parlato di ravvivare la fiamma, io proverei a fare questa... Proverei a fare ciò che ci propone appunto questo rito dell'ascensione. Non prima di aver usato... Sì, vabbè. Prima di aver usato un bel paio di palle perché... Ah, ok, sono già umano, giusto. Prima moneta per prendere la fiamma. Ok, fin qui ci siamo. 10. Ok. Poi ravviviamo di nuovo. 15. Perfetto. E cosa voglio di più dalla vita? Un lucano. Ok, quindi siamo di nuovo umani. Ah, giusto, devo usare le mie 6.000 milioni di miliardi di anime che, insomma, sono pericolose. Da tenere appresso. E continuiamo. 60.000 anime. Saliamo di livello. Altro livellino. Per la salute. Su. Ok, strada obbligata. Dobbiamo prendere quella scala. Continuiamo a usare questa meravigliosa lanterna che ci permette di fare una cosa estremamente sottovalutata. E tu chi cazzo. Oh, giusto, lo so chi sei. No, non sono un chierico. Sì, va bene, il tesoro, lo so chi cazzo sei. Ed è proprio per questo che ci voglio far cadere a te. Piccolo stronzo. Piccolo Peaches figlio della merda. Però devo bere, se no mi ammazza. Ho dovuto ricordarmi che non ho lo scudo. Di nuovo. Non posso neanche fargli il perry. Però questo te lo posso fare, ci muori, pezzo di merda. Cosa hai fatto? Cosa stavi per fare? 4 umanità e un Asha, grazie mille, ringraziamo. Quanti drop? Quante cose belle, quante cose buone. Guarda dove cazzo vai, per cortesia. Ok, abbiamo il doppione della lanterna. Peccato che qua non faceva fare il dual wielding, perché sarebbe stato simpatico vedere la doppia lanterna. La scorta. Ah, aspetta, qui sono quelli che c'erano in giro all'altare del fuoco. Li ho visti cazzeggiando. Oh là, cos'era quella? Mi sa che caschi male con me, eh. Poveretto. Non droppi? Non droppa. Bastardo. Però te ne faccio di male, stronzone.
Ah. Più facile di quello che pensavo. Grazie mille. Andate a morire da un'altra parte, prego. Immagino che gli esseri vuoti di cui parlava la signorina fossero loro. Vince e Nico. Miracoli che non possiamo usare. Sì, va bene, grazie. Tutto qui? Muori, porco Giuda, dai. Tutto qui? Non ho rischiato di farmi ammazzare tanto per, signorina. Scusi. Grazie, 7 umanità fanno molto più comodo della stronzata che mi ha tirato su. Mi comprenda, signora. Mi comprenda, signorina. Vabbè, sì, questi fanno luce fino a un certo punto, ma... vedo una roba in lontananza che mi fa un certo effetto. Aia. Madonna. Un incubo. Cosa? Aia. Fanno male. Aspetta un po'. Ringraziando il cielo ho 14.000 fiaschette grazie all'accensione, però... sempre rischio le chiappe. Già meno bestemmiosa di... dell'aria di prima. Il problema è che siamo allegramente tornati indietro. Non è vero mai, c'è un buco. Io mi ci infilo allegramente. Che cazzo sono quelli? Non sono due scheletri giganti che stanno... che ammazzo in una tripla che manco Call of Duty. Ma ce n'era ancora uno. Vabbè. Vabbè. Dal momento che dobbiamo fare affidamento solo sui roll, visto che non abbiamo lo scudo perché non ci vedo una sega. Iniziano a essere troppi, vero? Sì. Minchia. Sentite un po', c'è qualcun altro qui? Avete finito? No, perché così, a intuizione, credo che muoio. Opla. La mega strizza. Ok, fuori uno. E adesso vedi come ti concio per le feste, pezzo di merda. Opla. E ci sei morto male, ma male, male, male. Recuperiamo tutto quello che c'è e andiamocene, perché sto posto inizia a farmi cacare in mano. Anche perché vedo le ossa che rotolano, non è che siano il massimo. Tizione divino gigante, mi hanno già dato una roba del genere. Quante cose belle stiamo trovando, ma anche quante cose brutte. Ignoro con esattezza dove mi trovo. Ok, saliamo qua sopra. Aia, una freccia dritta nella clavicola. Sì, vabbè. Risolviamola a calcione adesso. Va, va, muori che... c'è un altro lì anche. E fanno anche piuttosto male, vabbè. Stanno tirando frecce grosse come una fiocina. Mi sembra che è normale. Un drop là sotto che credo non prenderò mai. 70.000 tanto, salve. Aia. 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 No. No. Puttana la miseria ladra.